Allora, miei cari, io ho già portato avanti il progetto che vi ho fatto vedere. Questa è la parte, io ho fatto in bordeaux la parte dell'uomo e poi farò con il beige la parte della donna. Il filato usato è un filato baby, vi lascerò poi il link giù nelle box info e lo potete trovare eh, sul mio sito online di filati. Allora, avete bisogno di lana. Io ho usato un cinetto numero... 3,5, eccolo qui, con la luce non è che si vede tanto bene. Poi avete bisogno di un pezzo di filo di ferro, quello di giardinaggio, quello rivestito, è molto duro e servirà per metterlo all'interno e dare forma a far sì che una volta che andiamo a fissare il nostro lavoro il, i nostri pupazzetti non vanno a, a piegarsi. Abbiamo bisogno di materiale per riempire di ovatta oppure di quel materiale che si trovano nei cuscini, non mi viene il nome. E basta, possiamo iniziare il nostro lavoro che andrà, eh, io lo vado ad avviare, dalla testa, poi il collo e il corpo. E andremo a fare poi la parte sottostante e poi io ho già fatto anche le braccia vi farò vedere due modi quindi fate attenzione al diciottesimo giro perché vi faccio vedere il modo in cui l'ho fatto io oppure un'alternativa che riguarda comunque le braccia perché nella prima alternativa che ho elaborato per vedere come fare, ne è uscito fuori questo metodo molto carino, sinceramente. E le braccia vanno lavorate um, a parte poi andranno assemblati in questo modo, semplicemente con dei punti andiamo poi ad assemblare le braccia al corpo del nostro pupazzetto. Nell'altro modo, quindi questo sarà il primo modo che vi faccio vedere. Nell'altro invece lasceremo degli spazi qui per lavorare poi metà braccio da una parte, metà braccio da un'altra e poi poterli unire. Ok? Quindi saranno due modi diversi. Il primo è questo, poi c'è cioè vedere il secondo metodo e poi potete scegliere voi quale uh, mettere in atto. Iniziamo adesso il nostro lavoro. Un'altra cosa che vi volevo dire non vi ho detto la lunghezza del filo di ferro perché dipende sempre dal filato che andrete ad usare, quindi sarà diverso, ehm, saranno diverse le misure se andrete ad usare un filato più grande oppure un filato più piccolo. Va bene? Quindi una volta terminata la prima parte, taglierete poi tanto ferro quanto vi eh, necessita per il vostro lavoro. Iniziamo facendo un anello magico nella quale andiamo a lavorare. Sei maglie basse. Quindi facciamo la prima catenella d'avvio: E sei maglie basse, una. Due, tre, quattro, cinque, e sei. Andiamo a chiudere il nostro anello magico. Un'altra cosa che vi volevo dire: io farò il lavoro chiudendo sul retro del lavoro in modo tale che la maglia non la chiusura non sia evidente. Voi potete mettere anche un marcapunti e continuare in tondo, questo eh, è una vostra scelta. Se vi dà fastidio mettere ogni volta e togliere il marcapunti fate in questo modo perché poi la chiusura comunque non si andrà a vedere. Cosa faccio semplicemente punto anziché chiudere in questo modo come facciamo sempre vado a chiudere in questo modo prendo punto l'uncinetto dal retro metto la solina sull'uncinetto tiro leggermente il filo e chiudo passo il filo attraverso la maglia sottostante. Facendo questo movimento, quindi tirando all'insù e stringendo la maglia, il punto sarà invisibile. Andiamo ora a fare una catenella d'avvio e su ogni maglia sottostante lavoriamo due maglie basse. Quindi puntiamo nuovamente qui dove abbiamo chiuso e lavoriamo due maglie basse. Una e nello stesso punto la seconda nelle successive nuovamente due maglie basse su ogni maglia bassa sottostante vi consiglio nei primi giri di fare attenzione e contare le vostre maglie quindi siamo a 1 questa è la prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12, io stringo l'inizio del lavoro che prima non sono andata a stringere, ecco qui, e vado a chiudere nello stesso modo. Quindi, nella prima maglia bassa lavorata, che è questa qui, vado <coughs> scusate, la voce va e viene, passo il filo. Come abbiamo fatto prima, tiro e guardate la chiusura è invisibile. Quindi, secondo giro abbiamo 12 maglie basse. Terzo giro, lavoriamo sempre la catenella di inizio e si lavora sempre nello stesso punto. Una maglia bassa nella maglia successiva. Qui andiamo a lavorare un aumento. Quindi due maglie basse nello stesso punto nuovamente una maglia bassa maglia successiva due maglie basse alla fine del giro ci ritroveremo con 18 maglie basse chiudiamo nuovamente io magari poi nei giri successivi chiudo e inizio il nuovo giro giusto per diminuire insomma un po di eh, tempo nel quarto giro Andiamo a lavorare, ecco qui nel quarto giro. Andiamo a lavorare due punti bassi, quindi due maglie basse 1 e 2, e nel successivo un aumento 1 e 2, nel successivo un aumento ci ritroveremo alla fine del giro con 24 maglie basse giro numero 5 andiamo a lavorare 3 maglie basse e un aumento per un totale alla fine del giro di 30 maglie basse quindi 1 2 3 un aumento 1 2 3 un aumento continuiamo fino alla fine del giro giro numero 6 lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante quindi senza aumentare nulla dobbiamo lavorare dal giro numero 6 fino al giro numero 9 una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante, quindi quattro giri senza aumentare. Io vado a mettere il marcapunti proprio nel primo giro in modo tale da evitare eh, di contare tutte le file dall'inizio, quindi so che da qui devo contare in totale quattro file di maglie basse senza aumento. Va bene? Io ho lavorato i miei quattro, 1 2 3 e 4 giri senza aumenti. Vado a togliere i marcapunti, lo lascio per dopo e come potete vedere, guardate, la chiusura è veramente invisibile, non si nota quasi per niente, giro numero 10 andiamo a lavorare adesso. Tre punti, bassi e una diminuzione, vi faccio vedere in che modo faccio io la diminuzione: 123 anziché prendere le maglie per intero quindi in questo modo come si fa di solito giusto io le vado a fare in quest'altro modo prendo solo la solina avanti caccio il filo lascio sull'uncinetto passo a fianco caccio il filo e chiudo perché faccio in questo modo perché quando andiamo a fare le diminuzioni prendendo tutte e due le soline sembra Quel vuoto invece con la solina che rimane dietro guardate quel vuoto non si va a notare tanto questa è una mia scelta voi potete fare a, a vostro modo continuiamo lavorando 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro dove poi ci ritroveremo con 24 maglie basse ok quindi 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro Giro numero 11. Andiamo a lavorare due maglie basse, una e due e una diminuzione. Nuovamente due maglie basse, una e due. E una diminuzione continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro dove ci ritroveremo con 18 maglie basse giro numero 12 si lavora una maglia bassa e una diminuzione nuovamente una maglia bassa e una diminuzione Fino ad arrivare alla fine del giro, dove ci ritroveremo con 12 maglie basse, giro numero 13 ed ultimo giro della testa. Si lavora una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Quindi andiamo a lavorare i punti così come si presentano per un totale di 12 punti bassi fino alla fine del lavoro. Questo lo facciamo veloce, veloce insieme. Contate sempre, mi raccomando, perché se mancano potete aggiungere. Se sono in più potete diminuire, però l'importante è che alla fine dei giri vi ritroverete poi sempre con le stesse maglie basse. Quindi 12. Contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vedete? E 12 qui nell'ultimo punto. Quindi fate molta attenzione, altrimenti poi non esce il lavoro bello come dovrebbe uscire chiudiamo nuovamente e sempre a maglia bassissima non vuole ecco qui adesso incominciamo la parte del corpo faremo um, prima un 1 2 file di per il collo e poi inizieremo direttamente tutto unito il corpo allora per fare il corpo dobbiamo fare un punto basso e un aumento e alla fine del giro ci ritroveremo con 18 maglie basse quindi adesso andiamo ad aumentare un punto basso nella prossima maglia un aumento Nuovamente. Un punto basso, e un aumento fino alla fine del giro dove ci ritroveremo ripeto con 18 maglie basse. Giro numero 15, lavoriamo due punti bassi, quindi due maglie basse. 1 e 2. E un aumento 1 e 2 2 punti bassi 1 e 2 e un aumento terminiamo il giro in questo modo e poi ci ritroveremo con 24 maglie basse giro numero 16 si lavora facendo una maglia bassa e un aumento sempre nello stesso punto una maglia bassa quindi qui successivamente un aumento si lavora in questo modo fino alla fine del giro dove ci ritroveremo con 36 maglie basse giro numero 17 lavoriamo 5 maglie basse e un aumento quindi 1 Due, tre, quattro, cinque e nella sesta lavoriamo l'aumento. Uno, due, tre, quattro, cinque e un aumento si lavora in questo modo fino alle fine del giro dove ci ritroveremo con 42 maglie basse. Allora, mie care, siamo arrivate al giro numero 18. Vi faccio vedere la prima alternativa che è questa, dove andrò a fare, diciamo, le spalle del nostro pupazzetto e successivamente le braccia unite, quindi queste dovrebbero essere due braccia unite in questo modo. Mentre nel secondo vi farò vedere un'alternativa per lasciare lo spazio laterale, fare due mani, diciamo le due braccia, partendo da un lato e poi fissarlo all'altro. Ok, quindi partiamo con questo metodo: nel primo caso, nel diciottesimo giro, dobbiamo andare a lavorare sempre la catenella d'inizio. E, due, e delle maglie basse chiuse insieme, quindi 6 maglie basse chiuse insieme, in questo modo facciamo la prima, prendo punto su tutta la, la maglia bassa, sottostante nella seconda, prendo solo la solina avanti. Ok, quindi questa è la prima diminuzione. 1 possiamo a ah, 2. Facciamo la quarta. Cinque. E sei diminuzioni prendendo solo la sola avanti. Okay? Come vedete incomincia. A stringere e si fa proprio la parte della schiena della spalla fatte le 6 diminuzioni lavoriamo adesso 7 maglie basse normali 1 2 3 4 5 6 e 7 lavoriamo nuovamente 6 diminuzioni 1 Due, tre, quattro, cinque e sei. Vedete, si crea così la spalla del nostro pupazzetto. Adesso lavoriamo le restanti maglie così come si presentano. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 maglie basse. Ok, chiudiamo come sempre a maglia bassissima e ora lavoriamo il giro numero 19. Nel, nu nel giro numero 19 andiamo a lavorare una diminuzione all'inizio. Quindi prendo tutta la maglia, prendo la solina e lavoro una diminuzione. Lavoriamo adesso cinque maglie basse, una, due. Tre. Quattro. E cinque? Una diminuzione. Lavoriamo ora una maglia bassa. Su ogni maglia bassa sottostante fino alle penultime due, dove andiamo a lavorare nuovamente una diminuzione. Come vedete è anche molto semplice, giusto? Io vi volevo far vedere questi due metodi. Uno è molto comune sul web, mentre questo è una mia invenzione. Quindi, è un lavoro modificato a modo proprio a modo mio. Andiamo a chiudere in questo punto, sempre al punto di inizio, con una maglia bassissima. E questo è il primo esempio che vi avevo detto. Dove in automatico guardate qui: io prendo sempre il punto di chiusura, lo lascio sempre come retro del lavoro e abbiamo creato queste carinissime spalle. Dove poi andremo a fissare le nostre braccine, che sono realizzate da anello magico 10 maglie basse, quindi senza aumenti di 30, scusate 30 giri. Di sole maglie basse senza aumenti quindi eh, lo potete fare più lungo, basta lavorare più giri oppure più corto, questo poi a voi la scelta. Il secondo metodo invece va a lasciare gli spazi proprio qui e successivamente lavorare direttamente da un lato, da un lato eh, tante file, nel mio caso sempre 30 e poi vanno agganciate sul lato opposto. E vi faccio vedere subito come fare in questo modo. Ripeto: il secondo verrà fatto con delle chiusure dove andremo a lavorare le braccia direttamente su un lato e poi fissarle su un altro. Ma poi ve lo faccio vedere appena terminati i due giri. Ho lavorato fino al diciassettesimo giro, quindi vi faccio vedere l'opzione numero 2 con il giro 18 e 19. Il resto dei giri saranno uguali per entrambi i lavori come prima cosa lavoro la catenella d'avvio e 6 punti bassi 1 2 3 4 5 e 6 punti bassi adesso vado a contare 9 punti bassi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 nel decimo in questo punto vado a lavorare una maglia bassa Contando anche questa maglia ne dobbiamo realizzare in tutto undici, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici. Adesso ricontiamo nuovamente 9 punti bassi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Nel decimo andiamo a lavorare nuovamente una maglia bassa e, e finiamo con maglie basse quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse andiamo a chiudere a maglia bassissima ok contiamo insieme le maglie che abbiamo lavorato ora nel, nel giro numero 18 abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, chiaro? Adesso dal, dalla diciannovesima fino alla ventiquattresima fila dobbiamo lavorare eh, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e 21 scusate, 19 20 e 21 quindi dobbiamo lavorare tre giri di maglie singole quindi 24 maglie basse, tre giri di sole maglie, così come si presentano. Io metto un marca punti nell'inizio della diciannovesima fila, in modo tale che so che partendo da qui ne dovrò realizzare in tutto tre file di maglie singole, così come si presentano. Okay, quindi lavoriamo tre giri di 24 maglie basse e poi ci rivediamo al termine di questi tre giri. Terminato il terzo giro. Guardate 1, 2, 3. Mi raccomando, chiudete sempre con la maglia invisibile prendendo le asoline dal dietro del lavoro, prendiamo l'asola sull'uncinetto, tiriamo leggermente. E tiriamo per bene in modo tale che la chiusura diventa invisibile prima di procedere nella continuazione del lavoro del corpo dobbiamo riempire il nostro pupazzetto eh, con dell'ovatta o con del materiale quello che si usa che c'è nei cuscini che è questo qui semplicemente andiamo a prenderne un pochettino lo andiamo a sfilacciare quindi ad aprire per bene e lo andiamo ad inserire nel nostro pupazzetto. Io mi aiuto con una penna o una forbicina, insomma, quelle che avete a portata di mano. Io in questo caso ho trovato la forbicina e vado ad inserire in questo modo. Riempite per bene e date una bella forma al, alla testa e al corpo. Potete riempire po fino alla penultima fila, in modo tale che quando andate a lavorare, comunque, questa, questo materiale non vi vada a finire nell'uncinetto. Non vi preoccupate delle braccia, tanto poi verranno chiuse e non c'è nessun tipo di problema. Quindi riempite per bene e poi continuiamo il nostro lavoro. Ecco qui, miei cari, guardate, io ne ho messo anche un po' qui, vedete? E vi volevo far notare la differenza delle spalle. Come già detto prima, nel primo esce una cosa più... Mm, più tonda, più ovale, leggermente più larga e poi va a stringere, mentre in questo caso rimane diciamo uniforme, ok? Quindi questa sarà, io lo metterò per la parte dell'uomo e questo per la parte della donna. Guardate un po' dei semplici passaggi come possono cambiare un lavoro partendo già dall'inizio, io man mano sto modellando la testa. Adesso continuiamo con la parte sottostante del nostro lavoro con il giro numero 22, dove dobbiamo lavorare, io tolgo il marca punti. Dove dobbiamo lavorare 4 maglie basse e una diminuzione? Sapete già che io faccio sempre la catenella d'avvio e poi faccio la maglia bassa quindi 4 maglie basse: 1, 2, 3, 4. E una diminuzione prendendo sempre l'asola avanti su entrambe le maglie sottostanti e nuovamente 4 di 4 maglie basse 1 2 3 4 e una diminuzione diminuzione Prendendo l'asole avanti, continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro dove ci ritroveremo poi con 20 maglie basse. Giro numero 23, 24 e 25 si lavoreranno così come si presentano, quindi 20 maglie basse per tutti e tre i giri. Ripeto, dal numero dal giro numero 23 al giro numero 25. Io vado a rimettere il mio marcapunti e lavoro tre file di sole maglie basse senza diminuzioni e senza aumenti fino alla fine di tre giri. Giro numero 26, lavoriamo tre maglie basse, 1 2 e 3 e una diminuzione. Volevo nuovamente ricordarvi che per entrambi i modelli, dal giro numero 1 al giro numero 17, sono identici e si riparte poi dal giro numero 20 fino alla fine. Quindi cambiano solamente il giro numero 18 e 19. Nuovamente lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2, 3 e una diminuzione. Si lavora in questo modo. Fino ad arrivare alla fine del giro, dove ci ritroviamo con 16 maglie basse, giro numero 27: si vanno a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante per un totale di 4 volte. <ride> Quindi, giro numero 27, 28, 29 e 30, 4 giri di sole maglie basse per un totale di 16 maglie basse alla fine del giro. Terminati 1, 2, 3 e 4 giri andiamo a realizzare il giro numero 31 dove vado a realizzare catenella maglia bassa sempre nello stesso punto, la seconda maglia bassa e una diminuzione. Asola, asola e diminuzione nuovamente due punti bassi 1 attenzione a non prendere il lato opposto come è successo a me 1 2 e una diminuzione e si continua in questo modo 1 2 catenelle una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie finali nel giro numero 32 andiamo a lavorare una diminuzione per un totale di 11 maglie basse quindi punto prendo il filo sull'uncinetto maglia a fianco filo sull'uncinetto e faccio la mia diminuzione adesso lavoriamo altre eh, 10 maglie quindi abbiamo la prima abbiamo fatto qui 2 3 e 11 maglie basse scusate perché erano 12 lavorando la prima diminuzione in questo punto rimarranno 11 maglie basse quindi 1 questa fa parte di qui 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 e 11 maglie basse. Adesso dalla trentaduesima fila, quindi questa che abbiamo appena lavorato insieme, fino alla fila numero 72, dobbiamo lavorare 11 maglie basse. Mettiamo il marcapunti nella fila appena lavorata, quindi questa qui, da questa fila in poi dobbiamo lavorare un totale di 40 file di 11 maglie basse e in questo modo andiamo a realizzare questa parte, quindi senza diminuire, senza aumentare, 40 file di 11 maglie basse. Un'altra cosa che mi sfuggiva di dirvi eh, ricordatevi di mettere un po' di imbottitura man mano che andate a lavorare. Guardate, io l'ultima volta l'ho messa insieme a voi e poi mi è sfuggito di metterla. Quindi vi consiglio di metterla man mano in modo tale che poi non, non sia troppo scomodo riempire la nostra sagoma. Va bene? Quindi riempite, date sempre la forma, mi raccomando, e vi consiglio una volta fatto, eh, quando andate a lavorare le 11 maglie basse, quindi la parte finale del corpo, di metterne sempre dopo una decina di file, così non vi sarà scomodo riempire e dare la forma. Non ne mettete molto, altrimenti poi si va a, ehm, a sformare, no? Vedete? Ok, io farò altre 10 file, 7 8, dipende poi di, di come volete fare voi e, e andrò poi ad imbottire, a riempire con l'imbottitura man mano il mio lavoro. Io qui ho messo all'interno anche la maglia d'inizio. Eccola qui. Ok? Quindi man mano, all'incirca ogni 10 fila, fila andate poi a riempire eh, il vostro lavoro. Allora, mia cara, io ho terminato le mie 40 file. 11 maglie basse, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo inserire il nostro filo di ferro, quello che si usano nei giardinaggi. Lo andiamo leggermente a raddrizzare su un lato, e poi lo facciamo anche successivamente sul lato opposto. Lo andiamo a rivestire. Io questo nastro adesivo di carta, lo vado a fare piccolo in modo tale da rivestire la parte uno dei lati perché lo dobbiamo ora mettere all'interno del nostro lavoro in questo modo non andrà ad incepparsi con il nostro uh, riempimento non mi veniva il termine ecco qui ne metto ancora un po sulla parte esterna io ce l'avevo al dito in questo modo chiudiamo per bene e andiamo semplicemente ad infilare in questo modo guardate prendete cercate di farlo stare sempre su, eh, sul lato superiore in modo tale che quando andiamo ad inserirlo guardate risulti veramente molto molto semplice ecco qua guardate io sono quasi arrivato al, alla testa Arrivati a questo punto, io sono qui, eccolo qua. Cercate di farlo passare attraverso tra l'ovatta o il materiale che userete per riempire il vostro lavoro. Quindi cercate di spingerla in questo modo, guardate. E io sono arrivata qui. Questo è un procedimento che dura qualche minuto, ma non vi preoccupate perché ecco qua. Guardate qui, io sono quasi arrivata al termine. Se vi rendete conto che è leggermente più lungo, come nel mio caso, lo potete poi andare a tagliare, ma è sempre meglio più lungo che più corto, mi raccomando. Quando avete poi fatto questo lavoro, cercate di prendere l'imbottitura interna e passarla con l'uncinetto. Sul filo, se non riuscite, non vi preoccupate, anche perché questa parte la faremo capitare all'interno quindi non si noterà tanto. Adesso andiamo a fare le nostre braccine. braccine perché sono due, vi faccio vedere l'inizio, e poi continuiamo fino ad un totale di 40 file, così come ho fatto io per il modello. Per il primo modello, per questo qui. Qui ho avviato un anello magico con 11 eh, con 10 maglie basse e ho lavorato 40 file di maglie basse singole mentre nel modello opposto quindi in questo andremo a lavorare 9 maglie basse per un totale di 40 giri come prima cosa io punto qui qui abbiamo 9 maglie basse perché abbiamo chiuso nella decima e abbiamo 9 maglie basse libere quindi punto nella maglia vado a fare il cappietto di inizio io prendo sempre il filo di inizio anche lo possiamo anche lavorare nelle maglie sottostanti punto nuovamente allo stesso punto di inizio e lavoro 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 Adesso taglio il filo Inizio 8 Per me è leggermente più scomodo Farvelo vedere di fronte alla camera E l'ultimo, il nono Adesso chiudiamo sul lato opposto, quindi qui dove abbiamo iniziato le nostre maglie basse. Vedete proprio qui: chiudiamo semplicemente a maglia bassissima. Fate capitare il filo sotto il lavoro. Mi raccomando, altrimenti poi vi è scomodo successivamente chiudete a maglia bassissima e avviate nuovamente una catenella e continuate a lavorare 9 maglie basse per un totale di 40 giri, sempre nello stesso modo. Se volete poter, potete lavorarle anche separatamente, così come ho fatto io con il primo modello, quindi potete avviare no, un anello magico con 9 maglie basse, lavorate 40 giri e poi le andate a fissare da un lato e dall'altro io continuerò e poi vi faccio vedere come fissarle io ho terminato le mie 40 file di 9 maglie basse guardate qui adesso fa passo il filo de, tra il cappietto giusto per fermare e non far scuscire il mio lavoro adesso andiamo a fissare questa parte sul lato opposto del nostro pupazzetto in questo modo guardate qui quindi dobbiamo semplicemente cucire, magari facciamo in modo che le maglie vengano tutte per dritto cioè che non siano piegate in questo modo ma che siano belle dritte semplicemente andiamo sul lato opposto e cominciamo a fissare il nostro braccino con dei semplici punti guardate io punto qui e punto in questo modo questo è per l'esempio numero 2 perché nel primo, io ancora non le ho unite, le, lo farò insieme a voi, l'ho fatto, ho fatto le, bra le braccine separate. Sempre nel primo esempio ho fatto 10 maglie basse per 40 giri, sempre tutto a maglie basse. Ok, quindi fissiamo in questo modo, tiriamo per bene e lo facciamo fino alla fine terminato. Il fissaggio, guardate, non sembra più nulla. Ecco, così riusciamo a vedere meglio. Che okay? abbiamo così realizzato le braccine unite alle braccia del nostro esempio 2. Adesso dobbiamo chiudere anche la parte sottostante. E come la vado a fare io con il resto di lana che mi è rimasto del lavoro appena chiuso sulle braccia, vado a fare la stessa identica cosa anche qui. Allora prendo semplicemente dei punti, passo il filo, magari taglio questo d'inizio, altrimenti ecco qui. E faccio semplicemente in questo modo. Guardate, però, non vado a chiudere del tutto, mettete l'imbottitura all'interno. Come vedete io sto facendo, sto cucendo dei semplici punti con l'ago, ma li sto lasciando molto, molto eh, leggeri, senza tirarli, perché poi li andremo a tirare tutti insieme. Scusate, la camera non era a fuoco. Fatto questo, spingiamo la nostra imbottitura verso l'interno e tiriamo in questo modo. Manteniamo con le dita fermo sul lato sinistro e con il destro andiamo a tirare. E il gioco è fatto. Guardate qui, abbiamo una chiusura veramente bella, sistemata e pulita. Passiamo il filo giusto per fermarlo un pochettino e andiamo a tagliare. Ok? E abbiamo realizzato così. E realizzato e terminato l'esempio numero 2 logicamente andrete a modellare leggermente la testa e adesso dobbiamo cucire il modello numero 1 nello stesso identico modo quindi cosa vado a fare vado a unire ad unire le braccia da un lato e dall'altro e poi ci rivediamo più o meno la stessa cosa solo che qui abbiamo iniziato a lavorare il braccio sulle sulle spalle del nostro pupazzetto mentre qui come già detto L'ho eh, fatto separatamente, ma il risultato è uguale, quindi andrò a cucire sia da un lato che dall'altro, così come abbiamo fatto con il primo, con il secondo esempio, e poi ci rivediamo. Ed ecco qui, mie cari, io ho terminato la parte sottostante, ho unito le braccine e ho dato anche già la forma al mio, eh, al mio pupazzetto. Allora, come vedete, io cosa ho fatto? Tenete conto che questi vanno abbracciati in questo modo: ho piegato il busto leggermente all'esterno, così, e poi questo l'ho lasciato dritto, e nella parte sottostante ho cercato di dare una forma in questo modo. Quindi facciamo guardate qui, più o meno. La forma la potete dare a voi in base ai vostri gusti. Io voglio dare la forma di cuore, e qui so al sotto, scusate, non mi vengono le parole della parte sottostante. Non vado a mettere nulla, vado semplicemente poi a fissare in questo modo su una pietra oppure su un pezzo di legno. Allora, li potete mettere così come volete o. Le braccia dell'uomo giù e la donna su, o viceversa, si fissa poi in questo modo. Guardate, allora, nel mio caso, guardate qui, esce questa forma di coricino che poi andrò a sistemare per bene, la andrò ad unire in questo modo e poi andrà fissata così. Allora, io ho preso questi due pezzetti di legno, sono molto piccoli, anche leggeri. Vi voglio solo far, far vedere un esempio. Qui è uscito il pezzetto di ferro fuori, lo vado a sistemare in questo modo. Guardate questi due pezzetti uniti e poi andrò a fissare anche i miei pupazzetti tra di loro. Logicamente darete poi una forma più carina. Lo andrete a modellare così come volete voi. Lo potete distanziare leggermente, insomma, potete farlo, potete mettere dritto, vedete voi un pochettino su come modellare il vostro pupazzetto. Allora, per cosa lo possiamo usare? Beh, per tante cose, per una nascita, per un anniversario, per un matrimonio, eh, per un regalo per la festa della mamma. Potete veramente sbizzarrirvi voi e decorare così come volete. Questo è stato il progetto di oggi. Spero di vero cuore che sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto, vi mando un caloroso abbraccio con i miei due pupazzetti e ci rivediamo prestissimo con altri video. Uh, ci sono in arrivo delle mattonelle tanto richieste da voi e poi man mano andremo a realizzare dei progetti con le mattonelle stesse che andremo a fare insieme. Vi mando un abbraccio, ci vediamo prestissimo. Ciao.